questi nuovi tipi di video in cui andremo ad analizzare di volta in volta alcuni aspetti, diciamo, teorici e pratici che riguardano l'allenamento del ciclista. Allora, molti di noi, la maggior parte, conoscono come metodo di allenamento della forza solamente le famosissime SFR, che alcuni dicono non facciano più parte dei nuovi sistemi di allenamento, ma dal mio campo invece ne fanno sempre parte, e di solito le abbino poi a altri tipi di allenamento della forza che andremo in questo video a conoscere. Un altro metodo per allenare la forza, un altro metodo sono, diciamo, le regressioni di forza. Allora, andiamo sempre su una salita regolare, quindi un 4%, 5%, ok? E andiamo a fare dei lavori di 3 minuti, ma ogni minuto alterniamo il ritmo di pedalata, sempre rimanendo a poco meglio, quindi tra l'80 e l'85%. Allora, faremo un minuto a 40 rpm, un minuto a 60 rpm, un minuto a 80 rpm, sempre a poco meglio. Anche qui, dopo i 3 minuti, recupero completo, e poi ripeto questa frequenza sempre tra le 5 e le 8 volte. Allora, andiamo a trovare il nostro rapporto. Devo quindi mantenere la stessa potenza, se ho il misuratore di watt, con la stessa frequenza, ma aumento le RPM. Quindi sicuramente andrò ad alleggerire il mio rapporto. Allora, via, siamo partiti. Siamo a 40, va bene, anche 42 non è un problema, RPM, fondo medio, per un minuto, ancora 20 secondi. Cambiamo, andiamo a 60 rpm per un minuto, sempre stessa frequenza cardiaca. Alleggerisco e vado a 60. Ancora 30 secondi. Ancora 10 secondi, poi passiamo a 80 rpm, sempre a fondo medio. Stessa potenza. Pronti? Via, alleggerisco, ancora 30 secondi per concludere
prima serie. Iniziare una nuova serie.